Eccellenza, siamo col Natale alle porte. Che senso dare a queste feste? Una riflessione. Senti, il Natale, prima ancora di dare un significato a noi, ci viene dato. E per noi cristiani, il Natale è la nascita del Figlio di Dio che si fa uomo, la nascita di questo Dio che viene a condividere la nostra condizione umana. Questa vicinanza di Dio per noi è la ragione della nostra fede, della nostra speranza e quindi anche della gioia. A me piace fare gli auguri quest'anno del Buon Natale con un pensiero del Papa, il suo documento Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, dice il Papa, riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Il mio augurio è che questo Natale possa significare per ogni uomo un incontro con questo Gesù. Molti non lo conoscono e chissà che non sia questa l'occasione proprio per potersi interrogare chi è Gesù. Perché, dice ancora il Papa, coloro che si lasciano salvare da lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. In fondo cerchiamo questo noi uomini, cerchiamo quella pace interiore, quella serenità che ci fa superare proprio il vuoto, ci fa superare le tristezze, ma dove trovare questa sorgente? Le nostre forze sono quelle che sono limitate. Allora la presenza del Signore, di Gesù che si fa uomo, che viene a salvarci, è Lui che ci dà, che colma questo vuoto e che ci dà la speranza. Dice ancora il Papa, con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Forse il Natale che torna vuole essere proprio questa occasione per fare rinascere la gioia nel cuore di ognuno di noi, di ogni uomo. Capisco che sono tante le situazioni di difficoltà, ne abbiamo parlato adesso, proprio tante persone che stentano ad andare avanti, non solo per le cose proprio di prima necessità, il cibo, ma anche per tante altre situazioni che diventano proprio così pesanti. Però dobbiamo ricordarci che non siamo lasciati in balia così di nessuno. C'è qualcuno che è il Signore che si prende cura di noi. Questa certezza ci deve aiutare a superare anche i momenti di difficoltà. Ecco, Eccellenza, se c'è una parola da riutilizzare, da rivitalizzare, questa probabilmente è carità. Sì, perché la carità diventa la testimonianza della fede, diciamo un Dio vicino, ma la carità ricevuta, significa insomma credere all'amore di Dio. Mi viene in mente quello che abbiamo letto proprio ieri, nella messa. San Paolo che scriveva ai Romani diceva: sappiate che voi siete amati da Dio. Quindi la carità come esperienza di questo amore di Dio nella nostra vita e che diventa poi l'atteggiamento di vera solidarietà verso il prossimo. La speranza prende corpo per il nostro prossimo quando noi sappiamo compiere questi gesti di solidarietà. In chiusura, ecco, volevo chiederle un pensiero, un augurio per le famiglie siracusane. E che possano sperimentare la gioia dell'incontro con il Signore. E allora sarà un vero Natale, e che questo Natale diventa l'occasione per conoscere ancora una volta il Signore. E l'incontro con Lui, dice il Papa, fa nascere e rinascere la gioia. Lo voglio augurare a tutti i siracusani.